a Luca Capaldini, agronomo enologo della tenuta dei fratelli Lunelli a Bevagna, tenuta di Castelbuono, che ci parlerà un po' dell'azienda. In breve sintesi, la storia dell'azienda e i principali ruoli, le principali persone che vi lavorano. Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a te carissimo Lanfranco. Oggi ci troviamo in mezzo ai vigneti della tenuta Castelbuono dell'azienda Tenute Lunelli. La famiglia Lunelli è venuta in Umbria con lo scopo di produrre i vini che si producevano nel territorio di Montefalco, quindi Sagrantino, Montefalco Rosso, Montefalco Rosso Riserva e Sagrantino Passito che come tutti sappiamo è la versione storica, no, di come veniva verificato il Sagrantino una volta. I Lunelli, quando hanno deciso di uscire dai terreni del Trentino, lo hanno fatto pensando a un territorio che potesse avere, diciamo, più margini di crescita, col quale si poteva lavorare con un vitigno che veramente doveva essere molto di grande personalità. E sicuramente il Sagrantino rispondeva a queste caratteristiche. Quindi i nostri vigneti sono stati impiantati tra il 2002 e il 2004 e successivamente all'acquisto dei terreni, l'impianto dei vigneti, la famiglia Lunelli decise di costruire una struttura che fosse un po' anche un simbolo, che diventasse un po' il simbolo della loro presenza a Montefalco e un simbolo anche un po' della loro storia. E quindi coinvolsero in questo progetto alcuni personaggi come il maestro scultore Arnaldo Pomodoro per la costruzione di questa struttura molto, molto particolare. Il Carapace, e questo è il nome della cantina, è una sorta di tartaruga che racchiude all'interno poi tutti gli aspetti della produzione del vino legato a Montefalco e al Sagrantino, quindi poi anche tutto l'affinamento in legno e tutta la crescita e la maturazione dei vini. Sicuramente è una struttura venieristica per la quale poi vengono a trovarci un po' da tutto il mondo per visitare questa bellissima struttura e cerchiamo di fare i vini che siano un po' all'altezza sia della storia della famiglia Lunelli, sia all'altezza del territorio di Montefalco e all'altezza di questa struttura molto particolare. All'interno siamo un team molto giovane, io sono un po' tra i più anziani all'interno, no? Però diciamo siamo tutti ragazzi tra i 30 e i 40 anni, quindi ci sono delle ragazze che si occupano dell'accoglienza dei turisti, io che mi occupo della produzione sia in cantina che in campagna, e ecco ci sono dei ragazzi, dei trattoristi, c'è un altro Luca che si occupa proprio dei lavori di cantina, quindi siamo un team molto molto giovane. Anche la famiglia Lunelli, diciamo, è presente sul territorio con il dottor Alessandro Lunelli, che anche lui è una persona molto giovane, guardo a 42 anni, quindi insomma siamo veramente una squadra molto molto giovane. Bene, nella gestione della vigna, da quando avete iniziato dall'impianto dei vigneti, avete avuto dei cambiamenti, delle evoluzioni, metodologie di lavoro e se avete anche adesso intenzione di modificare qualcosa, eventualmente che cosa? Allora, quando l'azienda è stata costituita e sono stati impiantati i vigneti, il più grande cambio di passo c'è stato nel 2011, quando ci siamo avvicinati alla pratica del biologico, ma la famiglia Lunelli ha voluto affrontare questo avvicinamento non soltanto su Montefalco, sull'azienda Castelbuono, ma l'hanno voluto affrontare per tutte le aziende del gruppo Lunelli. Quindi, diciamo che è stata nel 2011 veramente un grande passo avanti, se pensate che le tenute Lunelli sono tre tenute in Umbria, in Toscana e in Trentino,
in più facciamo parte del gruppo Ferrari, tutti insieme ci siamo avvicinati al biologico. Questo è stato sicuramente un grande passo da fare veramente in modo serio e tutti insieme, per il quale poi ci abbiamo avuto anche difficoltà, no? In annate molto difficili, come ci siamo trovati ad affrontare l'annata 2014, che è stata molto, molto piovosa, no? Sai, nel biologico, se ti assiste, cerchi di fare delle pratiche nella maniera migliore possibile, ma c'è comunque la bellissima, diciamo, raffrontarsi quotidianamente con la natura, in alcune annate è più facile, in alcune annate è più difficile, però diciamo che è stato veramente un passo importante e di grande coraggio nell'affrontare questo tipo di produzione agricola. Il biologico oggi per noi significa zero, totalmente l'assenza di residui, di prodotti, di fitofarmaci nel prodotto finito, ma anche nella quotidiana lavorazione delle nostre viti e poi nella maturazione dei vini. Quindi è veramente un aspetto molto importante. Ad oggi non ci sentiamo arrivato, guardiamo avanti e vediamo che il futuro sarà una nuova certificazione, il futuro ma in realtà è anche presente, una nuova certificazione che si chiama Biodiversity Friend, che ha come blocco di partenza la produzione biologica. Successivamente questo tipo di certificazione richiede alle aziende di fare ogni anno un passo avanti. I passi avanti cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio adottare delle semine tra i filari o nei terreni incolti prati a fioritura scalare che possono aiutare gli insetti pronubi quali le api. Vuol dire che nei nostri vigneti abbiamo installato delle casette per gli insetti utili, delle casette per i pipistrelli, delle casette poi anche per le api, delle arnie per le api. Queste sono tutte pratiche che ogni anno ti permettono di ottenere un punteggio, e per rimanere all'interno di questa certificazione è necessario che le aziende ogni anno progrediscano in questo punteggio. Quindi ci sembra una cosa molto interessante, specialmente guardando nel lungo periodo, no? Vorremmo tra 10 anni, magari anche tra 20 anni, aver adottato tutta una serie di pratiche per la quale ci rende la nostra produzione molto più sostenibile. Quindi non vediamo il biologico come un punto di arrivo, ma vediamo il biologico come il termine minimo per ottenere le nostre produzioni ad oggi. Però continuiamo a guardare avanti con certificazioni innovative che ci permettono di mettere in campo diciamo tutta una serie di lavorazioni per essere il meno impattanti possibili poi con il contesto che ci circonda. E come oggi vi faccio vedere, ci circonda veramente un contesto bellissimo, insomma. Beh, complimenti. Ti dico un'altra cosa, no? Qua ci troviamo nei nostri vigneti, gli appezzamento che sta sul comune di Montefalco, e è bellissimo passeggiare in mezzo a questi vigneti, perché quando uno passeggia viene fuori anche il profumo di tante piante, soprattutto in alcune zone di questi vigneti c'è, cresce la menta in maniera spontanea e i filari sono profumatissimi. Ti invito a venirmi a trovare. Certo, appena possibile. E complimenti anche perché questo progetto, come hai detto, non si sta realizzando su una piccola superficie, ma su superfici importanti, anche solo nella tenuta di Castelbuono, ma anche nelle altre tenute della famiglia Lunelli. Esattamente, il passo più coraggioso e importante è stato proprio quello di avvicinarsi al biologico, non un passo alla volta, ma veramente con tutti i vigneti, tutte le aziende, tutti insieme. Quindi, insomma, è stato veramente coraggioso, anche perché in questi anni si continua ancora a parlare se è possibile effettuare produzione biologica, no, in viticoltura. In realtà noi cerchiamo di mostrare la nostra esperienza perché anche altre aziende potessero avvicinarsi a questo tipo di
agricoltura che è veramente equilibrata e sana per le persone che poi diciamo degustano un vino, ma anche per chi vive in un contesto naturale, ecco. Bene, e questo che ci hai raccontato, diciamo, è tutto farina del vostro sacco, il lavoro interno? Voi vi confrontate con professionisti per vari aspetti, anche di quelli che ci hai citato, per le pratiche agricole, per questa presenza importante di vita di insetti e probabilmente anche di uccelli, di altri animali nelle vostre tenute, e quindi queste azioni intraprese, ecco, vengono anche da confronti esterni o è tutta roba vostra? Allora, la carta vincente, diciamo, di Castelbuono è che è stata creata negli anni un team dove si lavora fianco a fianco tenendo unite un po' gli aspetti, chi lavora in campagna con chi lavora in cantina, e tenendo unite anche le esperienze di due consulenti, un consulente per la campagna, un consulente per la cantina, tutte e due con esperienze internazionali. Questo perché si voleva portare non soltanto vedere l'enologia partendo dall'uva che viene conferita in cantina, no? Però si voleva vedere l'enologia partendo dalle lavorazioni in campagna, e un po' viceversa la viticoltura, no? Vedere la viticoltura vedendo un po' i prodotti dove si voleva arrivare a parare. E quindi abbiamo creato questa squadra che è composta, diciamo, da me, che sono una sorta di arbitro, un consulente Patrizio Gasparinetti per la campagna, che è un consulente veramente internazionale con tantissime esperienze, e in cantina l'enologo Luca D'Attoma, che credo non abbia bisogno di presentazioni. Ognuno espone le proprie idee e cerchiamo di metterle insieme. Io cerco di avere un ruolo di perno centrale per realizzare un po' le idee, di mettere insieme le idee di tutti. Ecco, questo è un po' il mio ruolo e anche il modo di lavorare, no, in questa azienda. Bene, e tutto questo è importantissimo, quindi abbiamo cominciato a parlare di vino, anche se giustamente condivido assolutamente che il vino parte dalla vigna, che non ci sarebbe vino senza la vigna. E tu come definiresti il vostro stile di vinificazione? È cambiato negli anni l'approccio sia alla vinificazione che alla maturazione dei vini? Allora, è cambiata profondamente perché si è cercato di trovare una nuova vinificazione per il vitigno principe del territorio, che è il Sagrantino. Quindi abbiamo iniziato a utilizzare non soltanto le vinificazioni in acciaio, che sono, diciamo, quelle più scontate e più utilizzate al mondo, ma abbiamo iniziato a vinificare anche in tini troncoconici in legno e in anfora. Questi tre differenti tipi di fermentazione ci permette di ottenere dal Sagrantino differenti sfumature. Questo perché vorremmo ripercorrere un po' la strada che è stata in passato di questo vitigno, tant'è vero che le anfore hanno una storia millenaria, i tini in legno hanno una storia probabilmente centenaria, perché quando pensiamo a come vinificavano i nostri nonni o i nostri bisnonni, insomma, ci ricordiamo che facevano il vino, no, in delle tine di legno con il cielo aperto, no? Quindi noi lo facciamo in tini troncoconici, andiamo a fare le follature, affondiamo la vinaccia con le mani, è un lavoro molto particolare per cui si riesce a ottenere anche un tannino molto più smussato. L'anfora è il nostro terzo segreto, il nostro terzo, non è un segreto, però è il nostro terzo aspetto che abbiamo introdotto per la vinificazione di questo particolare vitigno, e stiamo ottenendo dei risultati molto interessanti, e sicuramente sarà necessario sperimentare ancora per alcuni anni.
comunque. E c'è una parola in più sul tipo di anfora che usate, perché oggi anche le anfore le fanno di tanti modi, in tanti modi diversi. Si trovano tantissimi tipi di anfora. Noi utilizziamo due tipi di anfora, una che è un orcio, è proprio un'anfora dalla forma panciuta, è una terracotta dei colli fiorentini, e è una terracotta che ha una porosità molto diversa rispetto a un altro tipo di anfora che utilizziamo, che è una terracotta con le argille provenienti dal Trentino, e proprio osservandole, oltre alla differenza, diciamo, dovuta alla forma, che è veramente molto importante nel parlare di anfore, ma è proprio una terracotta proveniente da due territori molto diversi. E questo abbiamo notato che ha una porosità molto spiccata in una e inferiore nell'altra, però ci permette di continuare, insomma, questo discorso di sperimentare per cercare di ottenere qualcosa di diverso da questo vitigno. Bene. Una stretta finale sul vino. Qual è la vostra idea di vino? Quali sono le qualità che vi proponete di ritrovare nei vini che andate a realizzare? Sicuramente gli aspetti principali per noi sono: il vino deve rispecchiare il territorio da dove viene, deve rispecchiare il terreno e la zona, no? da cui viene. Cerchiamo di ottenere uve molto mature, portarle a maturazione, proprio perché secondo noi il Sagrantino affina i suoi tannini proprio nell'ultima parte di maturazione, una maturazione molto spinta in pianta. Quindi cerchiamo sempre di ottenere una maturazione che non è tanto quella tecnologica, ma quotidiano, insomma, ogni anno cerchiamo di ottenere la maturazione fenologica proprio per portare a maturazione le bucce, i tannini, avere, sai che i vinaccioli in un momento dell'anno nel Sagrantino diventano talmente lignificati, croccanti, che sembra quasi di mangiare un chicco di caffè, cioè quasi la fragranza, non dico gli aspetti di torrefazione, però lignifica, è buono da mangiare quasi come fosse un chicco di caffè. Quindi cerchiamo veramente di arrivare più equilibrati possibile alla maturazione, e proprio per raggiungere questo aspetto di maturazione fenolica. I vini quindi devono rispecchiare l'annata, il territorio, e devono essere fedeli un po' a quello che il vitigno riesce a tirare fuori. Questa è Ma nel vino ricercate, che ne so, facilità di beva, longevità, ricchezza, freschezza? Sicuramente la longevità è uno degli aspetti principali del Sagrantino, però andiamo a cercare anche la piacevolezza, cerchiamo di tirare fuori il fruttato per quanto possibile, la struttura, no? Ci piacciono i vini che abbiano due spalle e una personalità ben marcata. Quindi per fare questo lavoro cerchiamo di arrivare alla maturazione con le uve più in equilibrio possibile per raccogliere più tardi possibile. È molto difficile questo tipo di lavoro perché noi ci troviamo a raccogliere le uve nel periodo di ottobre, che va dal 20 al 25 di ottobre. Molto spesso arriviamo molto vicini a novembre. In quel momento è molto difficile portare e mantenere in pianta le uve, perché ci troviamo con le piogge autunnali alle porte, siamo molto vicini a novembre, e quindi è molto, certo, molto difficile. Però cerchiamo di andare verso quella direzione per ottenere vini con una struttura importante, però deve essere una struttura molto elegante, legata al frutto e non solo, diciamo, alle durezze di questo vitigno. Ci stiamo lavorando e speriamo di aver raccolto dei risultati, però vediamo che anche c'è molto molto da lavorare, quindi ci fa molto piacere questo. Bene, io ti ringrazio di tutto quello che ci hai detto, raccontato, e soprattutto di averlo fatto con questo meraviglioso sfondo, con Filari in maglio di Sagrantino, visto che hai detto che siamo a Montefalco. Mi dispiace che non posso chiederti di mostrare a chi ci guarderà il carapace, che non è alle tue spalle, ma è da qua, perché queste sono le vigneti proprio che abbiamo su Montefalco.
Il carapace si trova nel comune di Bevagna, che fa sempre parte del territorio della DOCG Montefalco Sagrantino, e quindi diciamo che lo vediamo molto lontano alle nostre spalle, ma è difficile da cogliere l'immagine. Niente. Per questo avremo un'altra occasione, allora. Grazie di nuovo, Luca. Un caro saluto. Buonissima giornata.